Emma Zanella, direttrice del MAGA. Qui sono arrivati gli impressionisti, come al solito, non una mostra che si limita all'epidermide, ma che scava, che va oltre. Sì, questa è una mostra costruita con attenzione, selezionando tutte le opere qui esposte, sono oltre 180 opere, dipinti, sculture, disegni, incisioni, arte decorativa, persino gli abiti, ed è una mostra che racconta le radici del nostro linguaggio, che racconta la modernità partendo da Parigi. Tutti conoscono gli impressionisti, ma magari non tutti conoscono le tematiche che hanno guidato gli impressionisti e che noi abbiamo voluto porre in evidenza, quindi il rapporto con la natura, la fatica della vita moderna e del lavoro, la lotta politica, ma anche la ricerca di una modernità di linguaggio, una modernità nella vita quotidiana e nella grande metropoli che allora era Parigi e sicuramente dal punto di vista artistico il centro del mondo. Ed è una mostra che porta il visitatore attraverso un percorso anche a conoscere pittori e artisti non convenzionali, a parte i grandi nomi Courbet, Monet, Renoir, Sisley, Guillaumin, Manet, a parte questi grandi nomi che sono rappresentati in mostra, possiamo affiancare anche e conoscere artisti che hanno esposto nelle mostre, nelle otto canoniche mostre impressioniste dal 74 all'86, che hanno seguito la rivoluzione impressionista e quindi hanno cambiato il modo di dipingere, la pennellata, l'en plein air, e sono artisti bravissimi e magari meno conosciuti che qui hanno il giusto rilievo.